di S. Zoster, Don Bosco Academy si scontrano nella decima giornata della Serie A della Champions Cup, della Champions Futsal Cup della T-League. In avanti QDS Zoster con questo tiro imponente, la smanacciata del portiere. In avanti anche Don Bosco Academy con questo tiro e la respinta del portiere. Ancora in avanti e c'è il gol. Pibini porta vantaggio Don Bosco Academy 1-0. In avanti anche prova a reagire il QDS Zoster con questo tiro di punta e il pareggio di Manunza. 1-1 QDS Zoster. Attenzione, c'è il 2-1 del QDS Zoster con Lai. Ancora in avanti c'è Iacomin che segna il 3-1 QDS Zoster. Ancora Don Bosco che reagisce così con la doppietta di Pibili. Secondo tempo che inizia con QDS Zoster in avanti 3-2 con un ottimo Don Bosco Academy. Ancora QDS Zoster, c'è la parata e poi c'è la doppietta di Iacomin. 4-2 QDS Zoster. Attenzione, para Staico in fuori dall'area di rigore e viene espulso. Don Bosco Academy perde il suo portiere e in inferiorità numerica. Attenzione però, reagisce immediatamente Don Bosco Academy, così purtroppo non ripreso perché palla rubata al portiere e depositata in rete di Milia. Quindi 4-3 Don Bosco. Attenzione, vediamo, c'è il 5-3 di con la tripletta di Iacomin e poi il 6-3 di Corda e poi il 6-4 di Marras e poi il poker di Iacomin. 7-4 QDS Zoster, ma risponde anche 7-5 Dessi Don Bosco Academy, ma finisce così. QDS Zoster batte 7-5 un ottimo Don Bosco Academy.